mi permetto di dire, abbiamo una disoccupazione generale all'11,7%, ma in quell'11,7% c'è circa un 2,5% che sono i lavoratori precari dei voucher, perché vogliamo ricordare che abbiamo 1.300.000 lavoratori con voucher, di cui un milione guadagna meno di 500 euro, e per il Presidente del Consiglio, quindi gente precarizzata allo Stato puro, gente precarizzata allo Stato puro, che per il Presidente del Consiglio ammontano a quel numero che va a sommarsi rispetto all'aumento dell'occupazione. Quindi una politica totalmente fallimentare. Finché c'erano gli 8.000 euro di decontribuzione, le aziende assumevano, quando poi sono crollati ed è sceso l'incentivo, sono scese anche le occupazioni. Quindi politica totalmente fallimentare. Io però credo che un governo senza popolo non regge. L'ho detto prima, noi abbiamo fatto una manifestazione mettendo la sovranità appartiene al popolo. Noi crediamo che lo strumento principale sia di andare al voto subito, la legge elettorale c'è. Noi abbiamo 30 parlamentari, il PD ne ha 450, toccherebbe al PD l'imprinting sulla legge elettorale. Noi abbiamo messo lì una legge elettorale che ha già funzionato, che non è un vestito che va bene ad alcuni e non ad altri, che è il Mattarellum. È costituzionalizzata, dà rappresentatività rispetto ai territori con i parlamentari, perché ogni parlamentare ha il proprio collegio, quindi io credo che quella sia la soluzione per andare al voto subito.